Il Data and Analytics Framework offre, in modalità self-service, avanzati strumenti di gestione e di analisi dei dati, mettendo al contempo a disposizione di tutta la pubblica amministrazione un team di esperti per supportarne l'utilizzo. Il DAF risolve tematiche di data governance, integrazione e standardizzazione, data visualization, esposizione di API e gestione degli open data. È un servizio aperto a tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese, che possono accedere alle sue funzionalità attraverso un cruscotto di gestione ed un sito pubblico, il Data Portal. Le funzionalità del DAF si basano su di un solido sistema di data governance che parte dalla metadatazione del dataset. Il dataset viene descritto nella sua struttura, con particolare attenzione al formato e all'associazione con concetti semantici presenti in ontologie e vocabolari controllati. Queste informazioni sono fondamentali per i processi di standardizzazione, normalizzazione ed integrazione di dataset provenienti da fonti diverse. Vengono aggiunte informazioni di contesto come nome, categoria e licenza di utilizzo. Si definiscono criteri di accesso al dato, quali organizzazioni possono accedervi, i processi di alimentazione automatica del dataset, i meccanismi di storage e altre informazioni che servono al DAF per funzionare internamente. Un meccanismo di profilazione permette di definire flussi più o meno semplificati, utilizzando configurazioni di default per gli utenti meno esperti. Il completamento di questo processo attiva dei flussi di ingestion che trasferiscono i dati nella piattaforma Big Data, li standardizzano, li normalizzano e li arricchiscono con informazioni contenute in ontologie e vocabolari controllati. Ad esempio, controllano che i nomi di vie e città siano uguali per tutti i dataset, aggiungono le coordinate geografiche o traducono le date in un unico formato. Alla fine di questo processo, i dataset sono pronti per l'utilizzo e saranno disponibili, secondo precise regole di accesso, in tutti gli strumenti del DAF. Si potrà scegliere lo strumento di analisi più adatto al proprio scopo. Metabase consente di fare analisi esplorative e semplici grafici per avere con pochi clic un'idea del contenuto informativo del dataset. Superset genera data visualization più complesse e costruisce dashboard tematiche che si aggiornano in automatico. Con Jupyter Notebook, infine, è possibile effettuare manipolazioni complesse dei dati, creare delle analisi e visualizzazioni ad hoc, costruire e testare modelli di machine learning, sfruttare direttamente le capacità di calcolo distribuito dei cluster Big Data. Tutto questo senza mai lasciare la piattaforma. Tutti i dati sono già lì, pronti per l'analisi e non occorrerà più duplicare e spostare copie asincrone dei dataset della pubblica amministrazione. Non occorrerà più, insomma, che ogni pubblica amministrazione consumi risorse per gestire i propri sistemi di storage e di analisi dei dati. Il DAF non offre solo capacità di analisi, infatti permette la creazione di nuovi prodotti basati sui dati, data applications, e di utilizzo dei dati in applicazioni di terze parti via API. Ogni dataset e ogni modello di machine learning espongono automaticamente application programming interfaces, API appunto, che permettono per esempio di semplificare i procedimenti amministrativi e le interazioni con il cittadino, recuperando i dati necessari già disponibili all'interno del perimetro della pubblica amministrazione. La condivisione di insights e di informazioni è il cuore del DAF, che infatti mette a disposizione lo strumento delle Data Stories. Una Data Story è un articolo in cui è possibile descrivere i risultati di un'analisi, integrandovi gli strumenti utili a completarla o ad estenderla. Le Data Story offrono delle funzionalità di collaborazione, attraverso cui è possibile discutere dei risultati e proporre nuove possibilità di analisi e impieghi per gli insights generati. Il DAF contribuisce a migliorare la qualità degli open data e il servizio offerto ai cittadini e alle imprese. Infatti, gli open data creati dai flussi gestiti nel DAF avranno una struttura e una metadatazione standard e coerente, saranno più facilmente ricercabili e potranno essere utilizzati immediatamente con logiche machine to machine.
Inoltre, il Data Portal non è soltanto un catalogo di open data, ma una piattaforma che aiuta a diffondere gli insights contenuti nei dati e a stimolare la collaborazione e la partecipazione dei cittadini. Infine, alle 13.000 pubbliche amministrazioni italiane è offerta la possibilità di gestire i propri portali open data in modalità software as a service, direttamente a partire dal DAF. Le pubbliche amministrazioni possono personalizzare il layout grafico e avranno immediatamente a disposizione un sito che mostrerà solo i propri dati e le proprie informazioni, insieme a tutte le funzionalità native del Data Portal nazionale. Ciò si tradurrà in importanti risparmi di spesa e semplificazione delle attività delle pubbliche amministrazioni. Grazie al Data Analytics Framework, i dati pubblici potranno diventare finalmente motore di innovazione e strumento per il sostegno della crescita del paese.